Un buon successo di pubblico per il primo trofeo Sicilia Principe Raimondo Lanza di Beach Volley, patrocinato all'assessorato regionale al turismo. Manifestazione questa che rientra nel palinsesto di Trabia Arte 2007, organizzata dal comune di Trabia. Sul campo, sistemato in contrada Tonnara, hanno partecipato 36 squadre. Ieri sera si sono disputate le finali. In campo femminile ha vinto la Red Devils di Palermo, che ha battuto in finale il Trabia 2, in un incontro pieno di emozioni. In campo maschile, successo della formazione palermitana della Pannocchia Team, che ha battuto il Termini per 2-7-0 dopo una partita equilibrata nel primo parziale. Un torneo che ha visto protagonisti un centinaio di atleti che militano in Serie B e C, provenienti da alcune professionistiche siciliane. E intanto già si pensa al futuro, con obiettivi che vanno al di fuori dell'ambito regionale. Cerchiamo sempre di migliorarci, speriamo il prossimo anno, sempre col supporto della Regione Sicilia e anche della provincia regione di Palermo, nonché del comune di Trabia, di fare qualcosa in grande, di cercarlo di farlo anche a livello internazionale il torneo. Certo, questa è una cosa che cui miriamo un po' tutti. Sarebbe molto bello riuscire a avere una tappa internazionale di beach volley qui a Trabia. Cercheremo di lavorarci su un po' tutti e speriamo effettivamente di realizzare questo sogno. Diciamo che l'estate trabiese ha riscosso sicuramente un grande successo, una grande presenza di pubblico. Credo che i nostri concittadini, ma anche i turisti presenti nel nostro paese, abbiano apprezzato il livello anche culturale elevato delle manifestazioni, quindi siamo pienamente soddisfatti. Ora ci accingiamo a preparare la festa del padrono, che sarà a settembre, e anche qui cerchiamo di fare delle rassegne che possano veramente soddisfare tutti i nostri concittadini. Un torneo di beach volley all'insegna della grande presenza di pubblico, dell'alto livello anche delle atlete presenti, e siamo veramente soddisfatti di questa manifestazione.